tutto è pronto per la 398esima Fiera Vesuviana, la fiera più antica della regione Campania. Mancano davvero pochi minuti prima del taglio del nastro. Adesso ho il piacere di intervistare il primo cittadino di San Gennaro Vesuviano, il sindaco Aniello Giuliano. Sindaco, buonasera. Buonasera. Sindaco, basta, veramente mancano pochi minuti, la fiera rappresenta non solo un grande traguardo, ma ormai è diventato un patrimonio storico del territorio vesuviano. Una grande ricchezza che abbiamo e dobbiamo salvaguardarla. Noi stiamo facendo grandi passi avanti da quando ci sto io, la fiera è arrivata a un livello eccezionale. Abbiamo, per dirne una, abbiamo fatto un protocollo d'intesa con i 18 comuni dell'area vesuviana che ci hanno firmato insieme il protocollo, riconoscendo questa fiera storica e importante per l'economia dell'area vesuviana. Ma sindaco, la fiera è esempio dell'ingegno e della professionalità degli imprenditori ma anche degli artigiani locali, rappresenta, ecco, non solo è tesa a valorizzare le risorse del territorio, anche perché all'interno della fiera ci sono 200 stand dove ci sono anche aziende che derivano da varie regioni dell'Italia, dal Molise, dal Veneto, dal Trentino. Quindi ecco, l'obiettivo dell'amministrazione è quello di valorizzare non solo le risorse del territorio. Sì, ma noi abbiamo ormai l'importanza di questa fiera, come lei ha detto, travalica gli angusti confini della nostra regione. Ormai arrivano espositori da tutte le parti d'Italia e insomma noi siamo attenti a valorizzare il nostro territorio, però arrivano espositori da tutte le parti d'Italia, quindi è un vanto per noi, ormai abbiamo raggiunto un livello veramente altissimo. Anche quest'anno la Fiera Vesuviana ha giunto ormai alla sua 398esima edizione e ha aperto le porte all'evento più antico della regione Campania, una vera e propria istituzione storica che si ripete ininterrottamente ben dal 1613. E adesso ho avuto il piacere di rincontrare Sabato dell'Italia Produce, organizzatore di questo evento. Sabato, buonasera. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Sabato, quest'anno tante novità, 200 stand, una ricca programmazione, ma qual è il reale filo conduttore della fiera? Ma sicuramente la continuità e l'obiettivo principe è quello di arrivare al quattrocentenario della nascita di questo evento. Sì. E fondamentalmente abbiamo rivalutato in maniera visibile questo evento con l'introduzione di tante novità, quali un settore dedicato interamente al salone del gusto dei sapori locali. Dove ci sono tutti i prodotti tipici, ecco, della zona. Sicuramente. Ecco Sabato, ma la fiera occupa una superficie di quanti metri? Che io su questo non sono informata. Beh, siamo in linea di massima tra coperto e scoperto, oltre 15.000 metri quadri. Ecco, quindi la fiera rimarrà aperta a partire da oggi per 9 giorni fino al 19 settembre e gli orari in cui appunto rimarrà aperta al pubblico? Allora, dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 23.30, i festivi dalle 10 alle 13 e ugualmente dalle 17.30 alle 23.30. Perfetto Sabato, io penso che non ci resta davvero che salutare i nostri telespettatori e naturalmente li invitiamo alla 398esima edizione della fiera più antica della Campania. Sicuramente, vi aspetto numerosi e presto. Un bacio ai amici di Netende Television. Sicuramente. Cari telespettatori, sono sempre all'interno dell'Istituto Caravaggio in occasione della 398esima edizione della Fiera Vesuviana. Al mio fianco il presidente del Comitato Fiera, il professore Giuliano, buonasera. Buonasera a lei. Allora, professore, anche quest'anno il Comitato è stato lieto di organizzare l'evento più atteso dell'area vesuviana, ma anche quello più antico della regione Campania. Difatti possiamo risalire al 1613, quando fu organizzato per la prima volta dal Marchese Pignatelli, giusto? Meglio di lei nessuno lo può confermare. Sì, buone. Certo, il Marchese Scimone evidentemente in quel periodo iniziò una nuova fase di sviluppo, perché sempre queste manifestazioni nascono da un'esigenza di promozione culturale, di promozione economica, e quindi nasce un'istituzione nuova su un territorio. Questa è stata la prima fiera ad avere una sede stabile, sì. Una sede stabile dal 1613, quando con la donazione scipitelliana
di Pignatelli, voglio dire, si ebbe un'area vastissima di 80.000 metri quadrati. Diciamo, ancora noi oggi non abbiamo raggiunto gli 80.000 metri quadrati della posizione originaria della fiera, dell'estensione originaria della fiera. Ecco, professore, in questi anni di cambiamenti ce ne sono stati tanti, però possiamo dire che gli obiettivi sono stati raggiunti tutti, anche in pieno, direi. Sì, ma cioè, gli obiettivi si devono aggiornare sempre di più man mano che si devono adeguare alla realtà economica del tempo. Giusto, ma professore, io so che l'obiettivo del comitato è stato anche quello di, ecco, di raggruppare il maggior numero di visitatori, e so che in questi anni il numero è stato cospicuo. Io credo, non abbiamo fatto mai un conto preciso, perché questa è una fiera libera, libera da gabella, libera da biglietti d'ingresso, perché è patrimonio del popolo. Però io credo che noi sicuramente nei 10 giorni superiamo i 200.000 visitatori. Perfetto, professore, io la ringrazio, non ci resta che salutare i nostri telespettatori, gli amici di Night and Day Television, e naturalmente li invitiamo numerosi. Vederci qui, vi invitiamo a partecipare, vi invitiamo ad intervenire a questa bellissima fiera, perdonatemi la presunzione, poi presentate da una così bella presentatrice, secondo me. Grazie, gentilissimo. Non potete esimervi dal visitarci, grazie. Professore, la ringrazio. Grazie.